Cassino. In una sala pace sgremita in ogni ordine di posto esordisce l'orchestra Exodus, composta da ben 34 elementi e diretta da Antonio Lauritano. Il popolo di Don Mazzi e dei suoi tanti amici fa festa e si abbraccia idealmente, accomunato da quel linguaggio universale che è la musica. Non a caso una delle ruote fondamentali su cui poggia e si realizza compiutamente il percorso dei ragazzi di Exodus. Una serata dove le note si fanno parole di un futuro possibile che arrivano direttamente al cuore. Mai come stavolta gli assenti hanno avuto torto. Avere un'orchestra non soltanto di musicisti ma di persone così umanamente aperte e disponibili soprattutto a condividere con noi la musica di Exodus e in Exodus e con Exodus è una sensazione magnifica, bellissima. Cioè abbiamo molte anime e l'anima della musica insieme, quindi meglio di così. L'unione fa la forza, direi, su dei progetti concreti. Non chiediamo semplicemente solidarietà così generica, noi abbiamo individuato delle attività da svolgere. Ecco, per esempio, adesso voi vi state intervistando, la televisione di Exodus è una di queste linee di attività e testimonianze di questa attività palpitante, concreta, su cui chiediamo partecipazione e condivisione. La piscina per i disabili, il teatro itinerante, il coro e l'orchestra che oggi vedremo all'opera per la prima volta, insomma, sono tutte linee di attività concrete che consentono di stare bene insieme e consentono in qualche modo di recuperare quello che è il disagio sociale. Don't baby.
Io ritengo che Cassino abbia tante di quelle risorse culturali, storiche, artistiche e persone che, con queste risorse sanno lavorare bene. E questo concerto di stasera ne è una dimostrazione. Sì, la comunità dovrebbe essere soprattutto festa. E questa è un'occasione anche perché siamo a Natale, abbiamo fatto un bellissimo incontro oggi in comunità, quindi sono contento. Adesso anche questa novità, questo regalo che voi ci fate del concerto, anche questo certamente collaborerà a completare il clima di festa e il clima di fraternità che oggi abbiamo vissuto. Spero che duri 364 giorni, ecco, perché abbiamo bisogno che i ragazzi cambino, abbiamo bisogno che noi siamo sereni anche nella fatica che abbiamo ogni giorno, perché sono ragazzi difficili, perché occorre molta prudenza, molta attenzione, e quindi tutte queste cose speriamo di poterle fare anche, diciamo, con il fondo musicale e con l'amicizia che c'è qui a Cassino.